Here lies the speciality of la speciali- the mandries. Qui c'è la, la cosa, la specialità delle mangiare. In our Sampradaya, no one wants to be Sri Radha Sakhi. Nella nostra Sampradaya, nessuno vuole essere la Sakhi di, una Sakhi di Radharani. Understand? This is Nimbarga. Questo è Nirmanga. Nimbarga Sampradaya. Nimbarga Sampradaya. Della Sakhi. Sentimento delle Sakhi, Nimbarga Sampradaya. Gaudiya, no? Non è Sampradaya Gaudiya Vaishnava. Because they want direct relation with Krishna. Perché? Perché loro praticano per avere una relazione diretta con Krishna. And why not we develop Radhika's ashram because we want direct relation with Krishna, like a Chandravali. E perché non sviluppano, perché non praticano il rifugio Radharani, prendere rifugio Radharani perché vogliono essere come Chandravali, avere una relazione diretta con Krishna, come Mirabai, Chandravali. We feel envy with Radhika. In un certo modo siamo invidiosi in questo modo di Radhika, che solo lei può stare con Krishna. Why I will take shelter? And if I not come to the shelter of Radhika, Guru Kripa is not flowing. E se però non prendo rifugio in Radhika, allora non fluirà la misericordia del Guru. We cannot understand the mercy. Non potremmo comprendere la misericordia del Guru. Or you can say by his mercy we will come to this point. Potremmo... Guru mercy we can understand this. Solamente con la misericordia del Guru potremmo comprendere. Nobody wants to be Srimati Radhika's Sakhi. They only want to be her Kinkari. Nobody in our Sampradaya, nobody wants to be Sri Radha Sakhi. They only want to be her Kinkari. Underline this. Yes. Nella nostra Sampradaya nessuno vuole essere Sakhi di Radharani, ma vogliono essere soltanto le loro mangiari. Radha's smallest servant. La più piccola servitrice di Radha. The level servant. La, la servitrice di valore. In dream also I don't want to dream Krishna. Anche nel sogno loro non vogliono sognare Krishna. This is my reality. E questa è la, la loro validità, il loro valore. Only Swamini to you. C'è solo Swamini per loro. Very difficult sadhana. New sadhana. Un sadhana molto so many difficile. Change coming in our life. Molti cambi avvengono nella nostra pratica, once nella nostra we vita. Practice that Krishna is a supreme personality. All'inizio uno comincia praticando pensando che Krishna è la suprema personalità di Dio. And then one time happens that we have to forget that Krishna is the supreme personality of God. Però arriva un momento in cui dobbiamo dimenticarci che Krishna è la suprema personalità di Dio. And after that, the last stage came that forget to Krishna. Dopo arriva uno stadio in cui noi dobbiamo dimenticarci del tutto di Krishna, che sia supremo o no. How this possible? Come può essere possibile con tutti questi cambiamenti? To increase your consciousness, you have to do this. Però per incrementare la nostra coscienza dobbiamo attraversare questo processo. Because then doubts cannot come to you. He is naughty, no? He will not disturb you. Allora in quel modo non ci saranno più dubbi, perché Krishna in realtà è birichino. Allora proverà in ogni modo sempre a, a disturbarci, a farci creare dei dubbi. He will come to request you. He will not, he cannot disturb you. When he will know you are totally surrendered to Radhika, he cannot disturb you. Però no, non he verrà will più. Request you.
a disturbarci quando saremo delle servitrici di Radhika, anzi verrà a chiederci dell'aiuto per incontrarsi anche con Radhika. He wants to give everything what he can please you. This is the beauty of ci vorrà darci del tutto ciò a cui noi ci dà piacere. Perché? Perché noi arrangiamo il suo incontro con Radharani. Understand? Because you are so reliable, so you want to forget. Because your reliability is becoming strong for so many. Perché la nostra, il nostro valore, la nostra relazione diventa molto forte con Swami. Are you totally understanding my words? Narayan Maharaj chiede, comprendi con tutto ciò che sto dicendo, le mie parole? One is Guru. E qui vediamo che uno è Guru, Tamakrishna Goswami era Guru. And he is just a teacher in 90s. He was not guru. E Narayana Maharaj non era guru a quel tempo, era soltanto un insegnante, un pandit. Like Rai Ramananda and Mahaprabhu talks. Come Ramananda Roy e Mahaprabhu, che uno era un sannyasi. This is the he also enjoying this, he wants to know, because he's a rasata. Yes. He's no senior, no junior. Anche lui però voleva, parlava di questo perché anche lui voleva conoscere, perché gustava, perché un like rasata. Like he is senior, but I'm telling this, and he's enjoying this, because he's a rasata. Come si dà Maharaj che è più anziano, però vuole ascoltare, anche se le sa queste cose, perché è un rasa, è un gustare, quindi vuole sempre ascoltare. He's a rasa means if I'm a small baby, you will like to listen because it's an experience, your rasa. Like you can listen of Vatsali rasa from Sanatani. Everyone has to listen. If you want to develop rasa in your life, you have to listen her words. Rasa, ascoltare rasa significa che in ogni momento questo discorso può dare del gusto a noi, non importa se questo è un bambino o provenga da un adulto, come se vogliamo gustare questo rasa, possiamo ascoltare da Sanatani che nel Vatsalya Rasa, quali sono le sue realizzazioni. Dust and listening is very important. Prendere la polvere di questi Raga Bhakta e l'ascolto. Shuddha Bhakta Charanarenu. You see? Shuddha Bhakta Charanarenu. It's not Sannyasi Charanarenu or this Charanarenu. Shuddha Bhakta Charanarenu. Vairagi or Sannyasi Charanarenu, not worthy. Shuddha Bhakta Charanarenu. Shuddha means Asthayi Bhakta. Shuddha significa essere in un sentimento fisso, nella Asthayi Bhakta. Grihe thako, bane thako, hago ranga gore thako, Narottam mage tar sang. You live in the forest or you live in the household life is no meaning. Se vivi nella foresta o vivi tutta la vita di famiglia dentro a casa, questo non importa. The meaning is this, how much your attachment is there. Ciò che conta è il grado del nostro attaccamento. How much you develop feelings, that is the meaning. Quanto noi sviluppiamo i nostri sentimenti divini, questo è quello che importa. But we see in Vrindavan, for example, no, this kind of bhakta are hidden. They don't want to show what they have in their heart, they don't want to speak about. In Vrindavana ci sono dei bhakta che si nascondono e non vogliono parlare di quello che hanno dentro il cuore. Allora, in quale modo possiamo ricevere qualcosa da loro se loro non ce lo mostrano, non lo vogliono condividere? The mercy when comes, our third vision comes to us. Quando arriverà la misericordia nella nostra vita, allora si aprirà il nostro occhio divino, così che potremo vedere
E questi occhi divini possono vedere le persone divine. They cannot hide. E quindi non possono nascondersi a quello. They are not like a regular person. Non sono delle persone comuni. They are lovers, they are not preachers. Loro sono degli amanti, non sono dei predicatori. We see the preacher. Noi vediamo dei predicatori. We have to change our vision, we have to see the lovers. Mentre invece dobbiamo cominciare ad osservare gli amanti, dobbiamo cambiare la nostra visione. Why I talk about Jesus? Perché io parlo di Gesù? He's a lover. Perché lui è un amante. I like him. Mi piace. Because of his love. Per il suo grande amore. Any lover is a lover. Ogni amante. Respect his love. Dobbiamo rispettare l'amore di ogni amante. They will increase our rasa. Potranno così incrementare il nostro rasa. So a spiritual life become more divine vision to see. Quindi la nostra vita spirituale inizia ad avere una visione divina. This is supreme personality. Why Krishna is supreme? Because you will get the divine vision to see and love, to find the love only. That is the divine vision. Perché Krishna è la suprema persona? Perché è l'unico che può essere visto con la visione divina, spirituale. Do you know the meaning of the word kinkari? Conosci il significato di kinkari, della parola kinkari? Tamakrishna Maharaj says servant. Tamakrishna Maharaj dice servitrice, servitore. Madhava Maharaj says maid servant. Madhava Maharaj si dice l'ultimo servitore. Understand? Servant and maid servant, difference. Il servitore o il servitore più piccolo, l'ultimo, è differente. Maid, not maid. Maid. Servitrice femminile. Female. Not maid. Servitrice femmina, femminile. What is male and female? I always say. Qual è la differenza tra maschile e femminile? Male means my material consciousness. Il maschile significa la nostra coscienza materiale, che è maschile. I can become servant. Io posso diventare un servitore con questa coscienza. But maid servant I can become when my spiritual identity will remove. Ma una servitrice di natura femminile posso solamente diventarlo quando sarà evocata la mia identità spirituale. If not, then maid servant not. Se non sviluppo questa coscienza spirituale non potrò mai essere una servitrice. Maid means female. Female means soul consciousness, your spiritual identity. Men significa femminile. Femminile significa la coscienza spirituale che è femminile. L'identità spirituale che è femminile. In Srila Gurudev Narayan Maharaj says, there is no equivalent word in English for kinkari. Non c'è una. Non si può tradurre in maniera adeguata la parola kinkari in lingua inglese, in una lingua materiale. It is such a beautiful Sanskrit word. È una parola sanscrita così meravigliosa. And it means something very soft. Significa qualcosa di molto soffice. Fragrant. Di una buona fragranza. And so. È molto dolce. Always it should be with the flavor. In the so many flavor.
deve essere sempre con il, la fragranza, il gusto di Svamini. La Radharasa Sudanidhi ci ha menzionato molto chiaramente questo sapore. Krishna is standing one time and the flavor, fragrant of Radhika went to the nose of Krishna. He started running the way where the fragrant is come. C'era Krishna che era in piedi in un passatempo, allora da Radharani si emanava una buonissima fragranza. Krishna comincia a correre verso Radharani. Fragrant means to we have to live in the fragrance of that consciousness. Fragranza, cosa significa? Che dobbiamo vivere nella fragranza, nel gusto di questa coscienza. My nose only wants to be in that fragrance. Che il mio naso vuole sentire, essere costantemente solo in quel sapore, in quella fragranza, in quel mind gusto. Should be in the chittavritti, is like a fix there in that fragrance. La mia mente deve essere fissa in quella fragranza. Why we put the perfume to Swamini and Krishna? Because I want to be in always with you in that fragrance. Perché noi mettiamo, quando offriamo il profumo alla Radha Krishna, alle divinità, poi ce lo teniamo? Perché vogliamo essere costantemente in quella fragranza in cui loro sono. Kingri also wants to be with the fragrant of Swamini. This is the nature of the Kingri. Quindi la natura della Kingri è quella di essere sempre nella fragranza di Radhika. The sentence again, Lord. It has such a beautiful Sanskrit word. It is such a beautiful Sanskrit word, Kinkari. And it means something very soft, very fragrant, and so sweet. Soft like Radhika. Soffice come dolce, soffice come Radhika. Profuma come Radhika, si comporta come Radhika, la Kinkari. So sweetness like Swamini, because the Kinkari is the maid servant of Swamini. È dolce come Radhika, perché? Perché la Kinkari è la servitrice di Radhika. These all activities, when the change in our life, then we try to be a servant of Swamini. Quando noi proviamo a cambiare nella nostra vita, a sviluppare questa attività, queste qualità, allora possiamo diventare le servitrici di Radhika. This is the activities in the behavior of Kinkari. Queste sono le attività nel comportamento delle Kinkari. We cannot learn these topics simply by reading books. Non possiamo comprendere e capire questi argomenti semplicemente leggendo dei libri. Dobbiamo praticare. No book will clarify these truths for you. Non ci sono libri che possono chiarire questi argomenti. Beautiful book, I'm telling you. Questo è un libro molto bello. Everyone has to give this. Che tutti lo realizzano, where we are, which progress, where I am. Dobbiamo tenere questo libro, leggerlo per comprendere in quale progresso sono, a che punto sono del mio progresso. Dobbiamo sentirlo. No book will clarify this truth for you as well as our discussion in this conversation. Non ci sono libri che ti possono chiarire questi argomenti come stiamo facendo noi in questa conversazione. This discussion is so valuable about questa discussione, conversazione è così di valore per comprendere questi argomenti. By discussing with me in this way, discutendo, parlando con me in questo modo, you can obtain more than what you can ever obtain by only reading books. Potrai ottenere molto di più di quanto tu possa ottenere semplicemente leggendo dei libri. Why, Gurudev? Because the feelings you cannot understand. Perché? Perché i sentimenti non si possono comprendere con la logica leggendo dei libri. Like the flavor, what is meaning of flavor? Come
sapore, la fragranza, qual è il significato della dolcezza, della fragranza? You see radica sweetness, but the kinkri sweetness from where is coming? Da dove viene la dolcezza delle kinkri? How she practiced to become sweet? This is flowing from some. This is mas. La pratica per sviluppare questa dolcezza, la misericordia arriva da radica. Flavor means only my mind is always fixed in that flavor. Il gusto, la fragranza significa che la nostra mente è solamente fissa in quella fragranza, in quel you tipo put di some gusto. Perfume, se noi ci mettiamo del profumo, and this flavor you will smell, your mind will go there. E se questo odore poi noi arriva al naso, lo adoriamo, allora anche la mente lo connetterà. And other will smell, their mind will go in that flavor. E altri odori, altre fragranze, la mente lo associeranno a qualcosa, da dove proviene questo profumo. That flavor. E quindi and noi vogliamo oneness. This is oneness. La fragranza di radica, e questo che significa unità. Every moment I am one with you, Swami. In ogni momento io sono uno con te. I want to be a shadow of you. Every moment I can feel and I can live with you. Voglio diventare la tua ombra, così che in ogni momento posso vivere con te. Oneness. Questo significa unità. Not to become one. No, but oneness means the feeling should become one. Non diventare una personalità sola. Significa unità, che i sentimenti diventano una cosa sola. Sri Padmanabha Maharaj says these truths are only revealed through realization. Maharaj dice queste verità possono essere solamente comprese attraverso la realizzazione. You have to go in that. Dobbiamo andare in profondità in questo argomento, con questo rasa. Some books of Radhadas Sudhani. You have his books? If somebody wants, I have some. You have to go inside with that. Dobbiamo andare in profondità in questo sentimento, in questo mood. Srila Gurudev says, I do not say that I have any realization. Yeah. Nalaya Maharaj dice, io non ho detto che non ho realizzazioni. But I have God's mercy and my Guru's mercy. Però ho la misericordia di Dio e la misericordia del mio Guru. E tutta la sua misericordia di Dio e del Guru, cosa possiamo realizzare altrimenti noi? In the first verse of Vilap Kusumanjali. Il primo verso del Vilap Kusumanjali. Don't read the Vilap Kusumanjali. You will know. Se non leggiamo il Vilap Kusumanjali, come possiamo comprendere tutto ciò? Srila Raghunath Das Goswami states that although Rupa Manjari's husband is away from home. Raghunath Das Goswami dice che quando i mariti di Rupa Manjari sono lontani da casa. He sees a mark on her lips. Lui vede un taglio nelle labbra. How has this come about? E questo come può essere venuto, questo taglio nelle labbra, se Rupa Manjari non è insieme al marito, che gliel'ha fatto questo taglio sulle labbra? It is not that Krishna has kissed Rupa Manjari. Non è che Krishna ha baciato Rupa Manjari. He has kissed Srimati Radhika, and therefore Radhika has that mark on her lips. Non è che Krishna ha baciato Rupa Manjari. Krishna ha baciato Srimati Radhika, allora anche Rupa Manjari ha ottenuto questo taglietto nelle sue labbra, questo marchio nelle sue labbra. But the mark at once also manifests on the lips of Sri Rupa Manjari. E quindi Radhika, avendo preso il marchio dal bacio di Krishna, anche Rupa Manjari si è manifestato anche sul labbro di Rupa Manjari.
oneness. E questa è l'unità. This is one. The Kinkri has oneness with Radhika, so Krishna kiss and cut the lips of Radhika, so this marks come to the Rupa Manjari. Rupa Manjari è in unità con Radhika, quindi Krishna baciando il labbro di Radharani, questo marchio arriva anche nel labbro di Rupa Manjari. And this is Guru Vandana in Vilapusumajri. This is Guru Vandana. Beginning. It's the beginning of words. Line start. Now you know. E questa è l'introduzione del Guru Vandana, l'introduzione del Vilapusumajri. This is Guru Vandana. Il Guru Vandana, la preghiera all'inizio. This is Raga Bhakti, my dear. Questa è Raga Bhakti. Without develop, you have to, by listening, our condition, consciousness will become pure, unconditioned. Quindi ascoltando, leggendo questi passatempi, la nostra coscienza diventerà incondizionata, diventerà pura. This is the beauty of listening. Questa è la bellezza dell'ascolto. Drinking through the ears. Yes. Cioè bevendo dalle orecchie. One more line. The marks on the face and body of Srimati Radharani do not come to Lalita and Vishakha. Però i marchi provocati sul corpo e sulla faccia di Radharani non vengono manifestati anche in Lalita e Vishakha. But they all come to the mandaris. Ma vengono manifestati soltanto sulle mangiari. We are followers of Rupa Goswami. Noi siamo seguaci di Rupa Goswami. Who is Rupa Mandari? Che è Rupa Mandari. Understand? Yes, it's fixed. Radhe, Radhe, Radhe.